Ciao ragazzi, benvenuti in questo vlog. Primo vlog della mia vita, secondo giorno a Osaka. Sono qua all'Expo col mio laboratorio a presentare la nostra ricerca. Oggi inizio il turno alle 2, quindi stamattina ho fatto un piccolo giretto. Ci vediamo all'Expo. Se il video rende l'idea, ma questa è la fila per il padiglione italiano. Questo invece è il nostro padiglione, questa è la nostra fiera. Andiamo. Vederlo ieri quando stavamo allestendo e vederlo adesso pieno di gente fa un bel effetto, eh? Adesso andiamo a trovare i nostri compagni. E questa, ragazzi, è una dimostrazione dell'esperimento del mio laboratorio. C'è il mio professore e i ragazzi che stanno spiegando e stanno facendo provare a una bambina l'esperienza di teleoperazione insieme al robot, insieme a un professionista di un'azienda di ceramica di Okinawa. E adesso guideranno insieme al robot. Questo è sempre Ori, che sta preparando il setup. Prepara la ceramica in modo da poterla lavorare e ottenere quello che vedete alla sua sinistra. I ragazzi stanno facendo un altro esperimento, un'altra prova. Il VR è collegato alla videocamera che c'è qua. Sensori sulla mano e sul braccio sono quelli che servono ovviamente per muovere il braccio. Però qual è la differenza? Quello che ha sulla mano serve, grazie alla presenza delle videocamere, a muovere il robot. Quelli che hanno sul braccio serve per ricevere il feedback tattile di quando la parte finale del robot, del braccio, tocca l'argilla, e serve appunto a capire quando tu effettivamente stai toccando l'argilla, perché altrimenti non avresti la stessa sensazione. L'operatore. Doppio schermo verticale. Uno, say hi to my vlog. Questa fase invece che sta facendo Ori è la calibrazione delle camere. Infatti il robot prende tutte le misurazioni grazie alle camere che abbiamo installato. Questo invece è l'esperimento dei ragazzi della Keio University. Grazie ai sensori che ci sono sulle mani e sul polso del bambino riesce a sentire la ceramica attraverso il feedback tattile e riesce a imparare il movimento per modellare l'argilla. Ok, spuntino time con i giri. Questa tra l'altro è la mascotte dell'Expo. Questi sono gli Shisa, i cani leoni protettrici delle case giapponesi. Siamo live dall'Expo. Adesso ho sempre il pensiero di dire: ma com'è parlare davanti a una fotocamera in mezzo a tutta questa gente?
poi ti accorgi che tutta sta gente manco si accorge di te. Vorrei andare là, qua, che è la struttura in legno più grande al mondo. Adesso vi ci porto. Ecco, ci siamo, siamo sopra la piattaforma. Questo è il padiglione di Singapore, il tetto del padiglione italiano. E qua altri padiglioni, però non è ben chiaro quali siano. Sì, breve clip, padiglione dell'Italia. Abbiamo questa struttura Mimmo Santelmo, workshop sull'Abruzzo, ogni settimana cambia regione. Fila che va da là dietro, tutta questa. Qual è la scritta Italia in katakana, che è uno dei sillabari giapponesi. Colosseo sembrerebbe, e questo workshop in cui si sente parlare italiano. Dai, 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 ragazzi. Ok, sono risalito sulla struttura e devo ammettere che di sera dà un bellissimo effetto. Ci sono un po' di padiglioni carini da questa visuale. C'è l'Australia, quella tutta colorata. Poi questa è l'Arabia Saudita, che forse è meglio di giorno. Non rende tanto, però è veramente imponente. La Spagna, Thailandia con questo gioco con lo specchio, Turchia, là in fondo la Corea, e lì carino anche l'Azerbaigian, anche il Principato di Monaco, attenzione. E ragazzi, dal caldo e dall'umidità di Osaka finiamo il primo vlog, primo giorno di Expo andato. Domani torniamo qua. Ringrazio un sacco il professore e i miei compagni per questa esperienza. Ci siamo confrontati con un sacco di persone che si sono interessate alle nostre dimostrazioni. E vi mando un abbraccio a tutti voi, grazie per aver visto questo video, e se vi è piaciuto mettete un mi piace. Ciao!